Buonasera a tutti, siamo pronti per la terza tappa del Giro del Mondo. Quest'oggi usciremo dalla Svizzera e andremo in Austria, faremo Zurigo-Innsbruck. E Innsbruck è un aeroporto un po' particolare, nel senso che io con il Beechcraft e il G1000 ancora non sono riuscito a capire come fare un RNAV approach, se si può fare, quindi lo faremo a vista. Allora, un attimo che condividiamo questa pagina. Allora, dove eravamo rimasti? Allora, abbiamo detto il Beechcraft. Scegliamo il nostro nome. 82. Allora, il volo Giro del Mondo tappa 03. Stiamo pur leggeri. Allora, abbiamo detto Zurigo, Innsbruck. Allora, vediamo. Vediamo cosa ci consiglia il nostro programmino. Allora, innanzitutto, da Zurigo partiremo dalla pista 10. Sì, lasciamo le lunghe per qualche aereo un po' più grandino rispetto a noi. Quindi gate, parcheggio GA, gate pesante, rampa GA piccola, 90, scegliamo il 90, vediamo dov'è, alla parte opposta, ma direi perfetto. Volo IFR di bassa quota, andiamo a vedere. Quale SID possiamo utilizzare? Direi la Dege. Allora, di Dege ne abbiamo un bel po'. Dege 1D dalla 10. Abbiamo detto la 10, sì. Ok, allora
Rangers. 1D. Questa non ci interessa perché questa non parte dalla 10. Non ci interessa. Ci interessa, quindi direi DG1D. Eccola, l'arrivo di Innsbruck è un po' particolare. Ciao Nicola, grazie. L'arrivo di Innsbruck particolare. Allora faremo pista 8 nella gola, quindi da Telfs seguiremo questa stradina qua, questa gola, per poi atterrare alla pista 8, e la faremo a vista perché davvero l'aeronave non sono riuscito ancora a capire con il Beechcraft come farlo. Abbiamo detto 8, ok, Helmem, passando per Helmem, ok. Vediamo, la Star cosa ci abbiamo qua di bello, no. Helmem, quindi venendo dal centro direi Madeb a 13.000 piedi. Esatto, Madeb. No, non l'abbiamo qua. No, noi non veniamo da qua sotto, quindi pazienza. Perfetto. Registro di navigazione. 11.000 piedi, 13.000 piedi, perché lì sopra Helmem dobbiamo essere sopra la montagna a 13.000 come da carte. E poi giù scendere. Quindi voleremo anche abbastanza altini. Esatto, 11.700 di crociera più il finale 13.000. Va bene, partiamo. Sperando che questa volta il tempo sia più bellino, visto che è una seconda tappa da Ginevra a Zurigo, il tempo non è stato dei migliori. Abbiamo questo caricamento che è un po' lunghino, ma pazienza.
Eccoci qua, a Zurigo. Direi che oggi il tempo è anche buono rispetto all'arrivo. Procediamo. Serbatoi di benzina. Ok, aumentiamo la benzina e i propeller. Accendiamo i nostri motori. Ok, accendiamo anche l'altro. Dopodiché, adesso che abbiamo tutto acceso, l'avionica. Sistemiamo il nostro G1000 GPS, perfetto. Le minime VRWX le lasciamo così, i riferimenti. Il transponder lo accendiamo. Dopodiché flap, nostre appendici. Ok, diremo che dovremmo esserci. Contattiamo la torre. Zurich clearance delivery IKN82 Golf 003 IFR to Innsbruck, ready to copy. IKN82 Golf 003 is cleared to Innsbruck Airport as filed. Takeoff runway 10 climb and maintain 11,000 feet. Departure frequency is 125.9 or 55 squawk 0662. IKN82 Golf 003 clear to Costa Innsbruck 10, Airport as 11.000 filed. piedi. Takeoff runway 10 climb and maintain 11,000 feet. Departure on 125.9 or 55 squawk 0662. IKN82 Golf 003 read back correct. Contact ground on 121.9 or 05.
capisco. C'è qualcosa che mi sta facendo rallentare. Proviamo, andiamo avanti, vediamo. No, ma ho dei problemi. Ground IKN82 Golf 003 with Quebec ready to taxi IFR. IKN82 Golf 003 roller Yatendera NEI press Edela runway 10 via taxiway Alpha Echo Bravo cross runway 34 Bravo Bravo Niter. Contador Latore Solo 120.23 of Apronti. Taxi to and hold short runway 10 using taxiway Alpha Echo Bravo cross runway 34 Bravo Bravo Niner IKN82 Golf 003. Andiamo senza pushback. Chiediamolo. Zurich Ground IKN82 Golf 003 requesting pushback. IKN82 Golf 003 pushback request accepted. Ground IKN82 Golf 003 requesting pushback tug to steer the aircraft to the right. IKN82 Golf 003, your request has been transmitted to the operator. Zurich Ground IKN82 Golf 003 requesting the end of pushback. IKN82 Golf 003 request to end pushback received.
qua? Ah, direi che siamo partiti alla grande. Da fare, c'è qualche problema da qualche parte, non capisco. Andiamo verso la pista 10. Vediamo se ce la facciamo a volare oggi. E vedendo i cali di frame nello spinning, sa che oggi c'è qualcosa che non va. Dovrebbe essere libera la pista, sì.
direi che siamo pronti al decollo. Zurich Tower IKN 82 Golf 003 ready for IFR departure runway 10. IKN 82 Golf 003 cleared for takeoff runway 10. Cleared for takeoff runway 10, IKN 82 Golf 003. Accendiamo le luci, flap sono impostati, ed ora andiamo. E via direzione Innsbruck.
belle graficamente. Sopra il Liechtenstein, no, non ci siamo dentro. 124.4 IKN82 Golf 003. Vogliamo Vienna Center, IKN82 Golf 003, 12,100 feet. IKN82 Golf 003, Vienna Center, continue verso Gamsa as planned. Altimeter tree 0.23. 30.23. Quasi sopra le montagne, le belle montagne.
prima tappa sarà su Monaco. Innsbruck Monaco. Munich Center, IKN 82 Golf 003, 12,100 feet. IKN 82 Golf 003, Munich Center, continue verso Meidau as planned. Altimeter 3.0.22. Austrian 565, descend and maintain 4,600 feet. IKN 82 Golf 003, contact Vienna Center on 124.4. 124.4, IKN 82 Golf 003. Maintain 13,000 feet. Expect RNAV Yankee runway 8 approach via LMAM transition. Clear to LMAM IKN 82 Golf 003. 13,000. Iniziamo anche a rallentare un pochino, visto che va abbastanza definitivo. Vienna Center Transavia 5215. Flight level 385, descending 10,000 feet. Transavia 5215, Vienna Center, continue as planned. La gola dovrebbe essere questa parte qua.
75 IK N82 Golf 003. Ciao Giacomo. Direi che questa volta proviamo a farla senza le sue indicazioni. Andiamo nella gola, siamo sotto i 10.000 piedi, accendiamo le luci. E ce la gestiamo noi. Quale 13.000 piedi che devo atterrare? Thank you.
non schiantarci. Di prenderlo. Uno che mi viene incontro. Te sei grosso, te lo dico. Mi hai fatto anche spaventare. Eccoci qua. Siamo atterrati anche bene. Romeo Tango Tango transition cleared to Romeo Tango Tango IKN 82 Golf 003. Allora, vediamo. Innsbruck approach IKN 82 Golf 003 would like to cancel. Sì, voglio andare a parcheggiare. Allora, innanzitutto mettiamo le taxi, ok.
Dopodiché, attenzioni verso il parcheggio. Innsbruck Ground, IKN 82 Golf 003, request taxi to parking. IKN 82 Golf 003, taxi to general aviation parking using taxiway. Conferma. Taxiing to general aviation parking via taxiway IKN 82 Golf 003. Al parcheggino. Siamo arrivati, spegniamo il nostro caro aeromobile. Vediamo. La benzina. Ok. Spegniamo l'avionica. Alternatore e batteria. Mi dispiace che praticamente negli aeroporti si vede un consumo eccessivo di qualcosa che dà fastidio. Adesso devo capire un attimo come sistemarlo per i prossimi streaming. Vediamo di farlo andare meglio. E
grazie a chi ha seguito, a chi vorrà vederlo. Scusate ancora per qualche disguido di calo di frame rate. Prossima tappa nei prossimi giorni.